un punto di vista pratico, questo campo, e ringrazio i volontari e il personale della Croce Rossa che lo gestisce, è un campo che cerca di dare una dignitosa assistenza e aiuto a persone a cui è stato promesso una vita migliore e che purtroppo qua non la trovano. Ventimiglia rileviamo che passerà un'altra estate di emergenza con i migranti, abbiamo dato al sindaco tutto l'aiuto che possiamo dargli dal punto di vista sanitario con le nostre ASL che sono presenti qua nel campo e anche in città, con fondi straordinari che abbiamo stanziato per la pulizia del letto del fiume Roia, per consentire agli agenti di pubblica sicurezza di fare meglio il loro lavoro e anche di evitare incidenti con il riprendere delle piogge in autunno che hanno riguardato drammaticamente alcuni migranti. L'unico modo per alleggerire la situazione di Ventimiglia, che fino adesso non è stata possibile fare perché le politiche messe in campo dal governo nazionale non hanno funzionato, nei controlli a pettine, nei respingimenti verso zone diverse del nostro paese, è diminuire drasticamente il numero degli arrivi. Purtroppo con i numeri di migliaia che si sentono in queste ore, temo che la situazione qui sia drammaticamente rivolta a crescere durante il mese d'agosto, e questo se l'aspettano tutti quanti. Occorre concentrare in questo campo tutti coloro che arrivano, bisogna mettere in campo tutte le politiche di deterrenza perché vengano qua e non stiano in altri luoghi della città insicuri per loro e irragionevoli e insicuri per i cittadini che ci abitano. Occorre che le associazioni che cercano fintamente di dare una mano e i vari facinorosi che hanno preso Ventimiglia come luogo di lezione per le loro inutili vacanze la smettano di remare contro quello, lo sforzo che Croce Rossa, sindaco, istituzioni territoriali e forze di polizia stanno facendo perché questo diventi l'unico vero campo in cui si può stazionare a Ventimiglia. Non mi aspetto nulla dai francesi perché fino ad oggi nulla hanno fatto e quindi cerchiamo di gestire il quotidiano e di stare vicino a un sindaco e una città che hanno sofferto molto con i mezzi della regione, sapendo che la soluzione purtroppo non è in Liguria. Presidente, c'è un'emergenza qui a Ventimiglia, 500 ospitati nel campo, i numeri però dicono che sono almeno il doppio. Qual è la vostra posizione e che cosa pensate di fare? Io credo che a Ventimiglia vada in scena il fallimento dell'Europa da un lato e delle politiche di contenimento dell'immigrazione dall'altro. In questo momento sulle coste italiane sbarcano migliaia di persone ogni giorno. Nonostante i ripetuti appelli o proclami del nostro governo, del segretario del PD Renzi, del premier Gentiloni, non è cambiato assolutamente nulla nell'atteggiamento europeo che continua, come dimostra la politica francese a Ventimiglia, nella sua chiusura dei confini. Il ministro Minniti aveva promesso una serie di cose che non si sono avverate. Il ministro Alfano era venuto qua lo scorso anno promettendo controlli a pettine, politiche d'alleggerimento rispetto a questo centro, non è accaduto neppure quello. Io credo che l'unico modo per fermare tutto questo sia la politica dei respingimenti, sia usare le nostre unità navali a largo della Libia, sia riaccompagnare indietro chi parte. Non è possibile gestire in modo ordinato e civile dei flussi imponenti come quelli che l'Italia sta subendo e non possiamo più sperare che l'Europa ci dia una mano dopo anni che ci sbatte la porta in faccia. Nel campo alle mie spalle ci sono, come lei ha detto, 500 persone a cui è stato promesso da qualcuno una vita migliore, un futuro migliore, e certamente non è un futuro migliore, una vita migliore, un campo della Croce Rossa nel greto di un fiume dove qualcuno di queste persone è anche morto. Occorre far entrare chi ha il diritto di entrare e respingere e riportare a casa chi non ha il diritto di stare. È l'unico modo per un'integrazione civile nel nostro paese. Quindi poi dite respingimenti un po' come fa la Francia. Io dico, la Francia li respinge molto facilmente e con grande determinazione, come sanno benissimo i cittadini di Ventimiglia che da 2 anni e forse di più vivono un'emergenza continua che d'estate si aggrava ancora di più con l'aggravarsi degli sbarchi. Le politiche per non far arrivare qua alle nostre frontiere i migranti che sbarcano hanno fallito clamorosamente e lo dimostrano i numeri in questa città. Oggi ci saranno, credo, più di 1.000 persone. Tra queste 1.000 persone, coloro che hanno realmente il diritto a stare nel nostro paese sono veramente pochissime. Quindi credo che bisogna cambiare completamente tutto. Non si può portare le navi che partono dalla Libia nei nostri porti, bisogna che le nostre unità navali le riaccompagnino sul suolo libico. Sarebbe bello che lo facesse l'Unione Europea insieme, sarebbe bello che intervenisse l'ONU, sarebbe giusto che intervenisse l'Alto Commissariato. Se tutto questo, come non è accaduto, continuerà a non accadere, l'Italia non può restare con le mani in mano e deve assumersi le responsabilità che ogni Stato sovrano ha, e la Francia ce lo dimostra a nostro discapito ogni singolo giorno dell'anno, facendo passare chi vuole e bloccando chi non vuole dentro i nostri confini. Dobbiamo fare la stessa cosa. Sono parole molto simili a quelle che ha pronunciato Di Maio ieri. Può esserci da questo punto di vista
una vicinanza con 5 Stelle? Guarda, può esserci una vicinanza con chiunque dica delle cose di buon senso come quelle che ritengo di avere detto. Dopodiché i 5 Stelle hanno molto spesso, come dire, girovagato sul concetto di sovranità nazionale, sulle politiche dell'immigrazione, sul loro rapporto in Europa, compresa la confusione mentale di non sapere a quale gruppo bisogna iscriversi in Europa e da una parte andare dai liberali di Verhofstadt, salvo poi essere respinti e tornati indietro. Io vedo nei 5 Stelle, come dire, un po' di opportunismo. Al momento opportuno si dice la cosa opportuna per prendere qualche voto in più, magari dopo la batosta presa a queste elezioni amministrative e anche nella loro terra d'elezione, la Liguria, dove vive ed è cresciuto il loro movimento. Detto questo, se in Parlamento danno una mano a fare qualcosa di sensato, io vorrei che i 5 Stelle dialogassero su tutto, vorrei che dialogassero sulle istituzioni, sulle riforme, sulla legge elettorale, sull'economia, su tutto quello che c'è bisogno di dialogare, anziché tenere congelato il voto del 30%, del 28%, del 25% degli italiani. Ma non mi pare che sia nelle loro intenzioni, mi pare sia tattica e non strategia, e non sia neanche politica. Presidente, la vostra posizione rispetto a questo campo, qui a Ventimiglia c'è un quartiere che sta protestando, c'è la chiesa delle Gianchette che non farà più accoglienza. La regione cosa farà? La regione sta facendo già tutto quello che può fare. La nostra sanità, con l'assessore Sonia Viale che è qua con me in visita, è mobilitata per garantire che non ci siano rischi di alcun genere né per la popolazione né per dare assistenza alle persone che arrivano qua pur da clandestini. Abbiamo stanziato 50.000 euro aggiuntivi, l'assessore Gianpedrone di Protezione Civile, per pulire il letto del Roia, per garantire maggiore agibilità agli agenti che fanno sicurezza e controllo del letto del fiume, sia per impedire incidenti drammatici tra i migranti come quelli che sono avvenuti. Abbiamo chiesto più volte al governo un alleggerimento verso la frontiera in modo importante, ma devo dire è inascoltato o quantomeno per il momento assolutamente inefficace. È evidente che questo campo non ci dovrebbe essere, è evidente che la situazione di questo campo non abbia totalmente risolto, anche se ha parzialmente modificato la situazione nel centro della città. Lo ripeto, Ventimiglia vive sulla sua pelle da 2 anni, sulla pelle dei suoi cittadini, dei suoi commercianti, delle sue imprese, il fallimento delle politiche di integrazione europee e i fallimenti delle politiche italiane di gestione ordinata dei flussi di immigrati che arrivano nel nostro paese. Serve una risposta del governo nazionale. Ai sindaci che non accolgono in Liguria lei cosa dice? I sindaci che non accolgono in Liguria dicono una cosa molto semplice che diciamo anche noi, disponibili a collaborare, ma non può, come l'ultimo documento che è uscito dal governo, gettare tutta la responsabilità sugli enti locali. Facciamo entrare tutti dentro e poi se la sbrigano le regioni e i sindaci dandogli ospitalità. Non è possibile, siamo pronti a collaborare e a chiedere a tutti i sindaci di collaborare quando questo governo metterà in campo delle politiche serie per contenere gli arrivi. Se arrivano le persone che hanno diritto ad arrivare, vengono identificate, coloro che attendono un permesso secondo quelli che sono i trattati internazionali di protezione dell'individuo, stanno in Italia, coloro devono essere ospitate, porte spalancate alle donne, ai bambini, agli uomini che fuggono dalle guerre atroci del Medio Oriente e dell'Africa. Coloro che entrano come migranti clandestini economici, pur non sottovalutando il loro disagio, è evidente che sono persone che stanno male, dobbiamo avere la schiettezza e la freddezza di dire che l'Italia in questo momento economico e nella situazione sociale che vive non può ospitarli e quindi i sindaci fanno bene a dire no ad ogni collaborazione fino a quando il governo non collaborerà con loro, evitando che arrivino sulle coste tutte le persone che arrivano.